Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Nell'ultima puntata del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha colto l'occasione per rendere omaggio alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. In questo contesto, ha sollevato la tragica vicenda dell'omicidio di Giulia Cecchettin, un tema che ha colpito profondamente i concorrenti, all'oscuro di quanto accaduto. Successivamente, Sara Ricci, una nuova concorrente, ha ampliato la discussione sull'argomento, rivelando particolari sconvolgenti su questa vicenda. Tuttavia, è stata prontamente interrotta dalla regia, che le ha ricordato le regole del programma, che impediscono ai nuovi entranti di portare notizie dall'esterno. Nel corso della stessa puntata, è stato dedicato un segmento speciale a Rosy, una concorrente che ha condiviso il suo vissuto in una famiglia patriarcale. Signorini ha elogiato il coraggio e la forza di Rosy nell'affrontare e superare le avversità legate a una cultura maschilista, evidenziando l'importanza del suo messaggio, in un contesto più ampio di lotta contro la violenza sulle donne. La reazione sui social non si è fatta attendere. Numerosi fan del programma hanno espresso il proprio disappunto per la gestione della situazione da parte della produzione, sollevando interrogativi sulla coerenza delle regole applicate nel contesto del reality. La discussione ha generato un vivace dibattito online, con molti utenti che chiedevano chiarezza e coerenza da parte degli organizzatori del programma. Che ne pensate? Credete anche voi che questa storia sia stata gestita male al Grande Fratello? A voi si commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!